sarò molto breve, ma non vorrei lasciare sfuggire l'occasione di dire due parole sull'Istituto Amor Llull, un consorzio pubblico costituito dalla Generalitat della Catalogna e il Comune di Barcellona, che ha come missione principale la promozione e la diffusione internazionale della lingua e della cultura catalana. L'istituto è diviso in tre parti ben articolate e correlate tra di loro, come testimonia oggi la inaugurazione di questo progetto, con obiettivi chiari e differenziati. Da una parte l'insegnamento del catalano, inoltre un centinaio di università di tutto il mondo, e la promozione e supporto allo studio della catalanistica. Dall'altra, il sostegno agli autori catalani attraverso la traduzione delle sue opere in altre lingue. E finalmente, la promozione dell'arte, dell'architettura, ad esempio attraverso la presenza regolare della Catalogna in eventi internazionali di prima linea, come la Biennale d'Arte e l'Architettura di Venezia, delle arti, dello spettacolo, la musica e anche del cinema. Per questo motivo, per il cinema, siamo qui oggi, e il motivo per il quale dicevo che le diverse parti dell'Istituto sono ben articolate tra loro è anche per il fatto che questo programma coincide felicemente nel tempo e nello spazio con il 10° congresso internazionale dell'Associazione Italiana di Studi Catalani. Io non sono un esperto in cinema, né penso che bisogna esserlo, mi permetto questa affermazione in presenza degli esperti che oggi ci accompagnano, per concludere che il cinema è uno dei linguaggi artistici che riflette meglio lo stato di una società e della sua cultura. Un linguaggio contemporaneo per raccontare il mondo contemporaneo, ma anche e naturalmente per raccontare mondi passati o futuri, reali o immaginari. La mostra che presentiamo oggi pretende aprire una finestra alla cultura catalana attraverso il suo cinema di film prodotti recentemente. Mi auguro che vi piaccia il programma e che la finestra vi apra paesaggi interessanti e suggestivi. Molte grazie e vi lascio con le storie. Buonasera a tutti, anche io mi scuso del mio italiano, l'italiano imparato al cinema quando i grandi film italiani arrivavano a Barcellona nella valigia diplomatica. Era la sola forma di vedere i grandi film di Fellini, di Pasolini, di Antonioni, di Ferreri, che erano stati proibiti dalla censura franchista, ma per me è stato la mia forma di imparare questo italiano un po' cinematografico. Dunque, la mostra è del cinema catalano, il cinema del presente, con l'eccezione della sessione di oggi, che è una sessione, diciamo, archivistica, di archivio, di filmoteca, è per questo che mi hanno chiesto di presentare questo film Brigata Criminale, che è un film molto particolare, e sono lieto anche della presenza della mia collega del Museo del Cinema, perché le filmoteche, cinemateche e il Museo del Cinema di tutto il mondo abbiamo un rapporto molto particolare con un linguaggio comune che è la storia del cinema. Dunque, quello che vedete è un film prodotto nell'anno 50, è un film di produzione catalana, girato maggioritariamente a Madrid e fatto sotto le condizioni molto particolari della censura franchista. Ma voi italiani capite molto bene cosa vuol dire vivere sotto una dittatura, sotto una censura antidemocratica, dunque non bisogna spiegare il contesto generale, ma è imprescindibile per capire e per leggere fra linee quello che è il testo di questo film che vedremo oggi. Una piccola introduzione generale, stiamo parlando del film noir catalano, che è un genere con un punto di interesse universale perché è una condizione molto particolare. Importare questa idea del film poliziotto
che viene da una parte dagli Stati Uniti, ma anche dall'Europa, nelle condizioni di una dittatura come quella del franchismo degli anni 50. Passa alla seguente diapositiva, per favore. Dunque, il contesto del franchismo, specialmente questo franchismo consolidato dopo la difesa del nazismo e del fascismo nella fine della Seconda Guerra Mondiale, le potenze, diciamo, internazionali democratiche hanno accettato il franchismo e anche hanno cercato quelle alleanze con la lotta contro il comunismo dopo 1953 con il trattato con Eisenhower. C'è un momento dove c'è la egemonia della Chiesa Cattolica, anche delle corrispondenze con l'Italia, e dove c'era questa censura politica e anche sociale. La seguente diapositiva. Siguiente. Next, please. Prossimo. Il contesto cinematografico di questo genere è basicamente il periodo 1950-1963. Parliamo di 65 film di low cost, di serie B, prodotti maggioritariamente a Barcellona più che a Madrid, e che cominciano giustamente con questi due film, Brigada Criminale, quello che vediamo oggi, e Apartado de Correos 1001, prodotto allo stesso tempo e con una storia familiare particolare che adesso racconterò. Perché finisce questo film, questo ciclo, questa retrospettiva di film? Perché cambia la legislazione cinematografica nel 1964, si apre la possibilità di coproduzione europea maggioritariamente con l'Italia, con la Francia e con la Germania, e cominciano altri generi, il western, lo spionaggio alla James Bond, eccetera, e questo film noir all'americana anni 40-50 non è più alla moda. Prossima. Vedete che ci sono i principali produttori di questi 63 film e IFI, che è la casa di produzione di Kino e di Brigada Criminal, è una produzione importante. Fra 53 film durante questo periodo, quasi la metà appartengono a questo film, dunque è una specializzazione. E l'altra cosa da rimarcare è che queste 7 case di produzione, soltanto Mesquite e Madrid, e tutte le altre sono Barcellona. Prossima. Quali sono i riferimenti di questo film? Basicamente, o in primo luogo, è il film noir nordamericano. Questa idea di un film basato in fatti reali. E questo per un paese con una forte censura, dove il cinema storico era la ricostruzione sul fake, questa idea della realtà era un'idea che in un certo antagonismo con il franchismo. Allora, paesaggi urbani naturali, una voce in off che racconta la storia da un punto di vista soggettivo, e questi film americani, tutti maggioritariamente nella seconda metà degli anni 40, sono gli ispiratori di questa versione spagnola di questi termini. Quando chiamo adesso sono proprio tournage. Dunque, questa idea del realismo, che era una delle assenze più importanti nel cinema franchista, è uno dei desideri di molti cineasti di emulare l'altro grande riferimento che adesso parlerò, che era il neorealismo italiano. Il neorealismo che arriva tardi, male, censurato dalla Spagna franchista, che deviene la grande utopia realista del Partito Comunista Spagnolo nella clandestinità, che aspira alla importazione dei modelli neorealisti italiano. Questa mattina parliamo di Sabatini, eccetera, di Sabatini come ponte di comunicazione a Stato di Spagna, ha fatto un progetto di film con Berlanga e con Bardem, che finalmente non è riuscito. Allora,
Pensiamo sempre che c'è la censura indietro, dunque personaggi sono personaggi caratteristici del genere, dunque delinquenti, ladri, attaccatori, trafficanti di droga, eccetera, e i poliziotti. Come parliamo di un stato dittatoriale e autoritario, il ruolo dei poliziotti è inquestionabile. E allora non può avere nella minima dubbio sulla interezza morale e legale dai protagonisti poliziotti. Non sono poliziotti che non possono risolvere i misteri. Allora c'è una grande contraddizione che il genere originariamente si basa su questo dubbio e nella Spagna franchista non è la possibilità del dubbio. E allora per evitare qualche ombra di dubbio sulla natura dei poliziotti, allora c'è una glorificazione accentuata, lo vedrete assolutamente nella Brigata Criminale, dove si sottolinea il ruolo esemplare della polizia. Allora, il ruolo della censura era giustamente vigilare questa essenza dei film, provocando l'esaltazione delle istituzioni ufficiali, la polizia, la guardia civile, tutti i tribunali, anche se era qualche dubbio sobre qualcuno, che è stato un tema recurrente nel film noir, l'innocente che è condannato alla morte, con la pena di morte, con la garrote vil, eccetera, l'argomento era nella Spagna non si commettono errori giudiziari. Dunque tutto quello che era stato giustiziato era perché erano colpabili e non meritavano, non per errori giudiziari. Se c'è qualche... prima ancora. Se c'è qualche dubbio sulla la morale del poliziotto, allora in qualche film con questo Muerte all'amanecer, il poliziotto non è più poliziotto, è un agente di sicurezza per evitare qualche critica alla morale. Una produzione che si chiamava Emissora Film, che apparteneva al suo cognato. Lui stava sposato con la sorella del produttore. Insieme hanno fatto parecchi film fra 1940 e 1950, fino al momento dove ha avuto un problema familiare, perché Chino ha lasciato alla donna, dunque la sorella del produttore cognato, per andare con l'altra cognata del produttore popolare. Prossima. E allora la concorrenza con il cognato è stata fatta giustamente su due film di questo genere poliziotto, che hanno cominciato con questi due film, Brigada Criminal e Apartado de Correos, potesse essere premiato se vi riconoscete, se riconoscete nell'immagine del film, perché il film è stato girato nelle strade di Madrid, c'era la possibilità che la gente che passava per la strada abbia.